Siamo alla penultima giornata di campionato di seconda categoria, girone B. Il Pomarico affronta in casa il Grassano, dove la partita finirà con il risultato di 1-1. Il Pomarico parte bene, creando molteplici azioni in area avversaria. Infatti, dopo circa 15 minuti dall'inizio, il Pomarico andrà in rete con Perillo. Con il passare del tempo, il Pomarico cala i ritmi. Infatti, il Grassano approfitta per cercare il gol del pareggio, che effettivamente arriverà verso la fine del primo tempo. Il primo tempo poi finirà con il parziale di 1-1. Nel secondo tempo è il Grassano a fare la partita, infatti fa soffrire la retroguardia pomaricana. All'82esimo una bellissima azione di Perillo con un tiro da fuori area indirizzato verso l'incrocio dei pali viene smanacciato dal portiere del Grassano, che mette fuori salvando il risultato. La partita poi finirà con il risultato di 1-1. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.